Donazzan, si può avere paura di una canzone? Io sono uscita perché non ho mai ascoltato Bella Ciao, non inizio ora, semplicemente. Ma... mi sono alzata, sono andata a farmi un giro qui fuori, scusa, perché Serena, visto che è 20 minuti, mi pare di essere... A me piace venire qua da voi. No, mi pare che abbiate un problema col fascismo, decisamente, ma è un problema... Il problema col fascismo ce l'ha il paese, però, mi scusi. È 20 minuti che sono qui e avete deciso di farmi probabilmente lavaggio del cervello, guardate. Due questioni, dopo 20 minuti posso parlare, immagino e spero. Aspetti, ti diamo la Donazzan. Ce l'ha ancora la croce celtica al collo. Io, presidente, al presidente dell'associazione... Casarini, lei intanto so finalmente dove abita, visto che mi deve delle spese legali per un processo che ha perso. La prego di contattare il mio avvocato immediatamente. La seconda, al presidente dell'associazione partigiani, il presidente dei partigiani ha detto che è inorridito da quel manifesto. Come quelli quella che lei rappresenta, nel 1940. Casarini, però, allora, la croce Casarini, al collo, allora, Casarini, quale regole le metto io? Allora, mi Casarini, legali. Casarini, le regole le dettiamo noi. Allora, facciamo finire Donazzan, perché comunque è un esponente politico che ha diritto di parlare, dopodiché replichiamo. Donazzan, noi non abbiamo nessun problema col fascismo, però lo ribadisco. No, allora il problema col fascismo ce l'ha il paese, perché la nostra Costituzione è la Costituzione antifascista. E questo lo ripete anche il Presidente della Repubblica, ok? Quindi questo guardi, è il primo tema. Fare e c'è un'attualità che riguarda la legge Fiano della quale vogliamo discutere, quindi non è un nostro problema. Donazzan. Le prego, le do la parola. Avanti. Bene. Allora. Stavo dicendo al Presidente Moraglia che era inorridito da quel manifesto. Quello fu un manifesto che Boccassile fece perché nel 1944-45 le truppe marocchine che sbarcarono per la guerra di cosiddetta liberazione, che io chiamo guerra civile, si macchiarono dei peggiori reati di cui nessuno parla e nessuno tratta. Quello è un manifesto storico che riprende fatti realmente accaduti. Ora, che si voglia rimuovere tutto ciò che è storico, io lo trovo veramente un problema che l'Italia ha, come disse Gobetti, questa, cioè quel tema del fascismo, è un tema di carattere nazionale. Gobetti fu antifascista, fu un profondo critico del fascismo, ma è l'Italia dell'Università di Trieste, è l'Italia di Latina, è l'Italia dell'Eur. Ora, che Fiano si sia fatto la sua... la suo profilo politico con questa legge, va bene, perfetto, passerà alla storia come colui che fece una legge anticostituzionale in violazione dell'articolo 21 che dice che c'è libertà di pensiero in Italia. Aspetta, e la seconda, mi permetta, quando vengo a sentirmi fare l'elencazione di tutto ciò che sono i movimenti neofascisti con le cose più truci rappresentate, io ci rido su, perché vede, lei adesso ha lì anche un giovane ricercatore che ho già avuto modo di sentire la volta scorsa, questo Bianchi, che si è fatto anche lui una professione. Ma allora, siccome io sono l'assessore al lavoro, ben vengano le nuove professioni, giornalisti, magari qualcuno troverà del lavoro in Italia, anche parlando di antifascismo. Allora, mettiamo un attimo d'ordine, perché ovviamente, giustamente, diciamo, gli animi si sono accesi. Allora, Smuraglia. Accade o non accade quello che ho detto nel 1944-45? Tanto che Boccassile, che poi scusate anche del rubricare Boccassile a quel che è, Boccassile fu un grandissimo pubblicitario del formaggino mio. Perdoni, nessuno mette in discussione le qualità artistiche di Boccassile. Si mette in discussione, Donazzan, si mette in discussione il fatto che un manifesto dell'epoca fascista venga riutilizzato oggi. Smuraglia. Eh beh, perché no? Sì, continuo a dire che è un fenomeno inqualificabile, come gli altri. Io volevo ritornare un momento con l'occasione sul fatto di quel coro e del fatto che si è detto, ho sentito dire che non si può sentire Bella Ciao. Io devo ricordare che pochi anni fa, in occasione del 70° della Liberazione, c'è stata una grande manifestazione alla Camera dei Deputati, riunita in seduta straordinaria alla presenza del Presidente della Repubblica con molti partigiani, e ad un certo punto c'è stato il canto di Bella Ciao nel Parlamento e nessuno ha potuto fare obiezioni, perché la stessa Presidente della Camera ha detto ai partigiani in Parlamento: sono in casa loro, perché sono loro che ci hanno dato la libertà. Dunque, chi si scandalizza ancora perché si può cantare Bella Ciao è fuori della storia. Bisogna che si convinca che
invece la storia va in un'altra direzione, anche se ci sono i fascisti e anche se ci sono queste posizioni così squisitamente razziste, perché le vinceremo, le supereremo, se solo i cittadini si convinceranno che l'Italia è ormai un paese democratico e che col fascismo non vuole più avere niente a che fare. Questo è tutto. Grazie, grazie a Carlo Smuraglia, saluto Alessandro Giuli, buongiorno, grazie di essere, per essere con noi. Grazie, allora, arrivederci, buongiorno. Grazie, allora, volevo sentire Odi Freddi. Ma la mia opinione, per quello che vale naturalmente, no, è che queste leggi possono anche avere degli effetti negativi in questo senso, no? Perché concentrando l'attenzione sul fascismo passato, si dimenticano poi che in realtà il fascismo in Italia, no, non solo c'è sempre stato, perché per 40 anni per esempio il Movimento Sociale era un partito dichiaratamente fascista che, nonostante la Costituzione impedisse la ricostituzione del partito fascista, Giulio è stato in Parlamento addirittura, no? Ma il vero fascismo restaurare il vero fascismo oggi, no, non è più quello di Mussolini, non è quello è di quello Hitler, che ci raccontava Leonardo Bianchi, e non è nemmeno quello che diceva lui invece di queste frange estremiste, no, che spesso sono semplicemente ridicole, no? Ma è dentro molti gruppi politici, no? Perché per esempio Forza, Fratelli d'Italia, forse che non è una forma moderna di fascismo, in buona parte il partito grillino forse che non ha degli aspetti fascisti. È un partito che siede in Parlamento regolarmente eletto. Ma è quello che dico, ma anche l'MSI siedeva in Parlamento e ciò nonostante era... Ma infatti era un partito regolarmente eletto. Sì, ma era il partito fascista ricostituito però. Che appunto poi in questo paese non si può cantare bella ciao, Casarini, le faccio sentire. No. Aliou Sabaly, che è appunto uno dei componenti del coro Moro, per voi cosa rappresenta bella ciao? Per noi bella ciao è una canzone molto importante perché l'abbiamo inserito noi nella scaletta. Voi chi siete? Noi coro Moro, uno coro formato dai richiedenti asilo nel 2014. E che cosa rappresenta per voi? Allora, noi veniamo quasi tutti nei paesi sotto la dittatura, quindi anche noi ci ispira tanto questa canzone perché vogliamo la libertà, perché oggi come oggi non ci permettiamo più di vivere certe cose in Africa, quindi venendo qua è importante imparare delle realtà nel paese dove sei accolto e provare a mandare questi messaggi ai nostri fratelli per seminare la resistenza, nonostante tutto sarà dura, però ci proviamo. Don Azzanna, ha sentito? Sì. Per loro bella ciao è un canto di libertà. Stavo alzando il ditino per chiedere se potevo parlare, perché i partigiani una cosa fecero, combatterono, modi che io non approvo, ma combatterono nel loro paese contro qualche cosa che ritenevano ingiusto. Molto spesso i richiedenti asilo lasciano il loro paese. E guardate, mi soccorre anche la storia della Prima Guerra Mondiale, di cui dovremmo parlare un po' di più, visto che è il centenario della fondazione della nostra patria. Bene, allora i giovani in armi, i giovani forti, i giovani rimanevano a combattere nelle loro terre, per la loro patria, per la loro famiglia, e i profughi erano donne, bambini, anziani. Quello che vedo arrivare oggi in Europa è una massa di giovani, giovanissimi, ma anche giovani prestanti, che lasciano il loro paese. Allora, che non mi vengano a raccontare che vengono qui a imparare qualche cosa. Se fossero veramente dei combattenti, amassero veramente il loro paese, sarebbero nel loro paese a combattere. Questo vale per i siriani. Che discorsi. Casarini, che l'ho interrotta prima, adesso le do la parola, poi Morani. No, dico, sono legali. Casarini, senta, paghi queste spese legali, così. Senta. Casarini, mi paghi le spese legali. Paghi le spese legali, la Donazan, così la mettiamo parlare più tranquilla. No, Casarini, non può parlare. Casarini può parlare con tutti, lo decido io, non decide la Donazan. Esattamente. Allora, non con me, ho detto. Glielo dico una volta per tutte. Le sue spese legali se le dimentica e io le do a gruppi antifascisti che fanno la battaglia contro di lei e quelli come lei. Deve dei soldi, Casarini. Ecco, detto questo, io penso che siano discorsi assurdi. Da un lato noi abbiamo un problema di memoria e di cultura. Per questo per me la battaglia sullo Ius Soli è una battaglia fondamentale, che deve associarsi a quella
per l'approvazione della legge Fiano noi abbiamo sostenuto in Parlamento, certamente, ma se manca una battaglia dell'oggi su quelli che sono gli aspetti oggi del ritorno, del rigurgito di ideologie razziste, xenofobe, di una cultura dell'isolamento. Noi abbiamo il problema negli Stati Uniti dei suprematisti bianchi che hanno partecipato all'elezione di Trump, che stanno dentro la sua amministrazione. Cioè, capisce, il livello è questo. Dall'altra parte ci sono poi i tentativi revisionistici di riscrivere la storia tutta in un altro senso. Noi qui abbiamo avuto una guerra di liberazione, ovviamente inserita anche dentro una guerra delle nazioni. Ci sono persone, che migliaia e migliaia in Africa, decine di migliaia, 100.000, che sono sottoposte alle più atroci sofferenze da dittature. Noi abbiamo un problema gigantesco, perché per esempio, e questo io lo pongo come questione, noi andiamo a trattare, ad esempio, con alcuni di quei dittatori per impedire che arrivino gli sbarchi. Allora questo è un tema che io pongo, perché il tema della cultura antifascista, dell'oggi, della contemporaneità di quello che sta accadendo, noi siamo dentro questa dimensione. Ovviamente io sono d'accordissimo con la legge Fiano, ma poi bisogna applicarla e soprattutto considerarla uno degli strumenti. Se facciamo la legge Fiano e poi non facciamo lo ius soli, perché sennò Alfano lascia il governo, non abbiamo combinato niente. Allora, Casarini, chiaro. Allora, innanzitutto voglio ripartire dalla storia. Vediamo Hitler e Mussolini, perché senza storia non c'è futuro. Perché ride Donald Trump? Però non possiamo rivedere Hitler e Mussolini, ride. Non c'è niente da ridere, purtroppo. Ma cosa dai, c'è su, da ridere? Dai, su, dai, dai. Ma non è una fissa, però. Vorrei parlare di problemi dell'attualità, vorrei parlare di problemi dell'attualità. Ma c'è una legge al Parlamento. Signori, parliamo dell'attualità. Non vi rendete conto, lo dico anche alla Morando, che è una donna. Lo ius soli non è come ha raccontato la storia dei bimbi che sono già qui e delle famiglie felici che non riescono ad avere la cittadinanza. Le donne diventeranno carrette del mare, arriveranno qui incinte solo per poter partorire in Italia. Allora, questo che non capite. Sa perché io voglio dire una cosa? Perché siccome io sono fondatrice di un circolo dell'Ampi, e è morto nel mio paese il commissario Carlo Alfeo Narduzzi di 96 anni, guarda, lo dico con commozione, perché ho grande rispetto per chi ha fatto la guerra di liberazione nel nostro paese. Non posso vedere un membro delle istituzioni che rifiuta e si alza quando sente Bella Ciao. La guerra di liberazione, Donazzan, la guerra di liberazione in questo paese l'hanno fatta anche io i partigiani. Per l'inno nazionale, senta, non per una canzone. Senta Donazzan, lei deve vergognarsi per le cose che dice nei confronti delle persone che vengono nel nostro paese, che fuggono dalle guerre. Per l'inno nazionale, per l'unità della nazione, niente altro. Guardi, Donazzan, le ricordo solo una cosa, aspetti, che se noi possiamo stare tutti qui a parlare liberamente, lo dobbiamo anche Morani, volevo soltanto ricordare a tutti, anche delle spettatori, che se siamo in questo studio liberi di parlare, anche di accalorarci, è perché c'è stato qualcuno che in quegli anni ha combattuto per la nostra libertà. Cioè, il limite della decenza, anzi dell'indecenza che superano queste persone, deve essere vietato con una legge. Perché non possiamo permettere che vengano aperte 30-40 pagine Facebook al giorno che inneggiano al fascismo e al nazifascismo, perché quella roba lì ha una risonanza, soprattutto tra i nostri giovani, che è pericolosissima. Per cui, siccome noi abbiamo un gap culturale, lo riconosco, però io credo che compito delle istituzioni sia quello di punire comportamenti che inneggiano ad ideologie di morte, perché il fascismo è stato questo, perché le leggi razziali sono state questo, e non bisogna negarlo, perché allora, se non si nega si fa un errore. Togliatti, che nel 1936 faceva l'appello ai fratelli in camicia nera, me lo mettete fuori legge o no? Ma che c'entra Togliatti le camicie nere? Cerchiamo di ragionare anche su queste cose. Parliamo di quello che sta succedendo in questi giorni. Forza Nuova, che chiama a raccolta pugili, tassisti e altre categorie per fare la marcia su Roma, ci dobbiamo ridere o dobbiamo considerarlo un segnale pericoloso? Allora, Donazzan, un attimo, la voglio tornare. A cosa è ridicolo? Io non lo considero una cosa ridicola. Ma adesso è molto inquietante. Allora, avete tutti gli strumenti. Allora, scusate, voglio tornare dalla Donazzan, perché lei Casa Pound li conosce, le persone fanno parte di Casa Pound, è stato anche un loro convegno, quindi volevo sapere che cosa ne pensa di quello che abbiamo visto. C'è una foto che è dietro di me, se magari la mettiamo a pieno schermo, la vediamo.
No, guardi, non avrei negato, anzi sono andata molto contenta di essere invitata. Vabbè, abbiamo parlato di sovranità nazionale e di economia nazionale. Io sono assessore al lavoro e loro mi hanno giustamente coinvolto sul tema dei temi del lavoro. Perché vedete, al di là di quello che viene ripreso, anche ho visto le riprese che avete fatto, i ragazzi che avete intervistato. Io ho trovato lì persone normalissime, non ho intervistato in quel modo, probabilmente avete anche scelto qualche spezzone, magari quello più goliardico, magari quello più peggiore, quello che si è presentato peggio. Io ho visto tutta l'umanità lì, ho visto soprattutto tanti giovani che hanno voluto parlare con me, e non solo con me, ma con il giorno prima un esponente del 5 Stelle, insieme a me un deputato europeo. Il tema era quello del lavoro ed economia. Che cosa c'è di male? Avrebbero dovuto vietare anche quel convegno? Io che sono andata a parlare lì, che grave reato ho commesso? Ma nessuno sta dicendo questo. Posso dire una cosa? Lei mi ha fatto una domanda, lei li conosce, lei li ha visti. Sono stata a un convegno portando la domanda. Vede che lei mi sta trattando come se io non avessi avuto il coraggio di dirle. Guardi, certo che sono andata. Oddio, però sono stata invitata. Vede, io credo molto nella libertà di pensiero. Guarda, libertà di parola. Io credo anche nella libertà di parola. Allora, scusate, vi parliamo di libertà di espressione, perché il pensiero è sempre libero, ovviamente. Allora, io dico solo che il capo di Casa Pound dice che finché c'è un antifascista, lui sarà fascista. Se poi Donald Trump si prende la responsabilità politica di avere a che fare con queste persone, cioè. Ma lei che si è fatto una carriera venendo lì a parlare di fascismo, ma dovrebbe ringraziarli, se no lei di che campa? Ma io scrivo, io mica scrivo solo di fascismo, e comunque un lavoro giornalista. Dobbiamo dire pure grazie alla Nazzara. Dai, scusate però, stiamo parlando di cose serie. Evitiamo il battibecco. È un'accusa di una bassezza incredibile. Però questa è la dimostrazione che il professor Smuraglia, che tra l'altro saluto affettuosamente, ha ragione, cioè quando dice che c'è un problema culturale, che la battaglia è culturale, sì, ben vengano le leggi, ma la legge non serve a evitare determinate cose. Ed effettivamente, per esempio, c'è già, per fortuna, una legge che ricordo è del 1952, addirittura, la legge contro la ricostituzione del partito fascista, la legge Scelba. Poi c'è stata anche la legge Mancino per integrare, per adattare tutto quello che succede. Quindi c'era già tutto. Chiedo scusa, mi faccio parlare sul web, no. Qual è il problema? Questo dibattito è la dimostrazione che qui c'è un problema in Italia di cultura, perché se a Carmagnola è stato possibile vietare di cantare Bella Ciao, che è una cosa gravissima per il simbolo che rappresenta, per la libertà, è un'azione liberticida, è stato possibile perché veniamo da anni di revisionismo, di buonismo nei confronti del fascismo. Quante volte ho sentito anche da esponenti istituzionali, soprattutto, perché che lo dica un giovane, è meno grave che lo dica un esponente delle istituzioni democratiche, però Mussolini ha fatto anche le cose buone, ha fatto anche posso interrompere? Finisco il ragionamento. Allora, io sono sicura che a Carmagnola non sarebbe stato possibile quello che è successo 20 anni fa, perché ancora. Quindi tu dici, Antonella, il fenomeno è più nuovo. C'è stata un'involuzione. Il fenomeno, cioè c'è qualcosa di nuovo oggi nell'aria, anzi d'antico, dice Pascali. Giuli. Io sono convinto che se la sinistra facesse la sinistra, sta roba non esisterebbe. Cioè, bisogna chiedersi perché ci sono dei giovani che non hanno conosciuto neanche sui libri quello che è stato il Novecento, che preferiscono fare la marcetta su Roma o l'inquietante marcia su Roma, che vanno. Perché succede questo? Questo è il vero punto. Succede questo non perché c'è stato defelice il revisionismo, perché la gente si è distratta, che non è questo il punto. Il punto è che esistono dei gruppi militanti di destra estrema e fascistoide che sono più credibili della sinistra, o almeno più persuasivi, perché la sinistra ha smesso di proteggere le periferie, ha smesso di promuovere la sicurezza, ha smesso di dare alla propria gente prosperità e una prospettiva sicurezza. Giuli, no, io voglio sentire Casarini su questo, no? Di sinistra italiana. Dice Giuli, avete smesso di stare dalla parte dei più deboli. Sì. Okay? No, io credo che sia
sostanzialmente corretto il fatto che la sinistra istituzionale in questo paese paga oggi lo scotto di una scelta politica e culturale che è quella di essersi adagiata dentro un terreno che è quello sostanzialmente dei poteri forti, mettiamola così. I fascisti, le politiche sono quelle. Tutti socialisti, allora, e scusi, di sinistra, ve lo devo spiegare io? No, 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 fanno un lavoro di supplenza quando la sinistra diventa borghese e si allontana dal popolo. Rispetto a questo, quello che cercavo di dire prima, faccio un esempio. Le battaglie sociali per le fasce più deboli sono fondamentali, però qui abbiamo un problema grosso, ce l'abbiamo avuto nella storia anche nel 29, c'è una grande crisi, in queste crisi possono avere due vie d'uscita, molto, molto più spesso hanno vie d'uscita di destra e pesante, noi abbiamo dei gruppi organizzati, ben organizzati, Generazione Identitaria, l'operazione che ha fatto con la nave ha raccolto in una settimana 100.000 euro di crowdfunding, tanto per capire, ben organizzati, che spingono, che mettono, diciamo così, la miccia, il detonatore su una marea di esplosivo. Questo è anche frutto del fatto che in questo paese ci sono partiti politici che le loro fortune politiche le devono a questo, a spingere sul razzismo, sulla xenofobia, senza mai risolvere nessun problema. Quando vanno al governo i problemi non li risolvono mai. Questo è quello che stiamo attraversando. Allora io dico, per questo, al Partito Democratico, la battaglia sullo Ius Soli, che voi separate da queste cose, è uno di questi aspetti, è una battaglia, Casarini, che fa schierare. Questo, scusate, questo già l'abbiamo già detto, l'abbiamo capito, ho capito allora, questo è un esempio, allora, perché bisogna fare una battaglia. Vi faccio noi di sinistra italiana non abbiamo mai sostenuto il governo perché siamo per un altro tipo di politiche sociali ed effettive. Detto questo, sullo Ius Soli siamo pronti a votare la legge sullo Ius Soli. Dopodiché, perché è una Casarini, però adesso io anche contro che queste Casarini, cose qua, il tema vero qua. Però è che se nelle periferie ci sta Casa Pound e se non, ci sta Sinistra Italiana, non è vero, questa è la domanda che faceva Giulio. No, Giulioli sta benissimo, non è vero questo. Nelle periferie ci sta Casa Pound quando ci sta protetta da una schiera di celerini ogni volta che si presenta, e vi faccio allora... è così. Casa Pound c'ha un edificio enorme a Roma occupato tratta di sgomberare gli immigrati. Avete fatto Piazza Indipendenza, perché non sgomberate Casa Pound, che è un'organizzazione nazifascista? No, io volevo dire che sono d'accordissimo sul fatto che la svolta destra in qualche modo della sinistra, ex sinistra diciamo così, italiana, no, è in parte responsabile di questa rinascita dei movimenti neonazisti. Però non bisogna dimenticare che, come diceva il presidente Mao, i pesci nuotano dentro l'acqua e sono 20-25 anni ormai che la destra è arrivata al governo con Berlusconi e con Fini, ed è lì che è nato il momento di svolta, no? Cioè, perché quando si cominciano a predicare queste ideologie razziste, xenofobe, anti-immigrazione, eccetera. Poi alla fine è logico che le frange estreme si situeranno in quella situazione. Però sono vent'anni, no? E questi sono i frutti di quello che è successo, del berlusconismo. Tra l'altro anche il fenomeno Grillo, che poi è un fenomeno complicato perché ha ovviamente, no, posizioni in parte a destra, in parte a sinistra, no? Parte populiste, diciamo così, no? Anche quello, no, è un risultato di tutti questi anni. Posso dire una cosa proprio di periferie, no? Perché siccome noi ci abbiamo messo 2 miliardi sulle periferie, prendendo atto di una situazione che andava avanti da anni, il degrado nelle periferie è una situazione che va avanti da anni, perché negli anni nessuno ci ha investito mai, perché le periferie sono state dimenticate. Noi ci abbiamo messo 2 miliardi su quelle periferie e stiamo facendo anche dei bandi sport e periferie, perché lo sport è un modo per i ragazzi per non avere altre alternative peggiori. Quindi l'investimento l'abbiamo fatto, solo che ha bisogno di tempo. E quindi lei dice meno visibile. Allora, potenzialità di ci sono altri due aspetti che trattano la legge. Uno è quello che riguarda i cosiddetti gadget, quindi l'aspetto folcloristico della propaganda, per così dire. E un altro aspetto è quello, una notizia che è uscita ieri, che riguarda i monumenti che hanno appunto delle scritte inneggianti al fascismo. Allora, ieri cosa è successo?
che Emanuele Fiano in un'intervista ha detto: sono contrario all'abbattimento di monumenti, ma l'abrasione della scritta è una cosa che è stata fatta in Italia in tanti posti, l'abrasione della sola scritta è giusta. Poi ha precisato che non era una priorità. Insomma, di che scritta parliamo? Della scritta Dux, forse eccola qui, che abbiamo sul, sull'obelisco. I negozi di Predappio dovranno, non parlottate fra di voi, tornate con noi, dovranno chiudere? Stavamo commentando il perizoma che l'ha fatto del Luce. Ognuno si compra quello che più può piacere, molto, magari invece appunto se uno sta con la propria ragazza, ognuno ha le sue, diciamo, dai, siamo comunque liberi, siamo, però siamo lì questi... Allora, questi la legge che abbiamo approvato alla Camera, vuole, alla Camera esatto, ieri, infatti, punisce la propaganda. Se quindi negozi uno di a casa sua un busto perché del magari Duce gli lei piace il busto del Duce, il busto del Duce o un altro gadget, sono problemi suoi, perché io reputo che quello sia un problema avere un gadget del Duce, però non è naturalmente, non rientra nella fattispecie di quel reato. Quello che rientra è la propaganda, e cioè il fatto che ad esempio se su Facebook si mette un video di Goebbels che inneggia alle leggi razziali e che fa di quel sito Facebook un modo per fare propaganda nazifascista, quello rientra nella... Quindi diciamo i negozi di gadget non sono propaganda, potranno continuare a esistere, capito Donazzan? Quindi questo saranno dei consigli per l'acquisti? No, lei la croce celtica ce l'ha già, non deve comprarla, però sta bene i 200, è un'altra cosa. Le sto dicendo, stavo facendo un'operazione di informazione e di servizio pubblico. Io mi sento molto rieducata da voi oggi, quindi sono qui che vi ascolto con grande garbo. No, ma io, noi pure siamo garbatissimi, come lei vede, non vogliamo rieducare nessuno, perché diciamo i corsi di rieducazione li faceva qualcun altro, di certo non li facciamo noi in uno studio televisivo in un paese democratico. Li faceva esattamente dopo la seconda guerra mondiale il comunismo, che addirittura alcuni prigionieri italiani della guerra di Russia li tenne fino al 56. Sai cosa le dico, Donazzan? Che a me fa schifo il comunismo e il fascismo, perché brava, tutte le dittature mi fanno schifo, però vorrei che lei dicesse che le fa schifo il fascismo. Vediamo? Non lo dice. Non lo dirà mai. Bene, vede, andiamo avanti. No, non solo, no, non mi arrivava la voce, adesso, adesso le rispondo. Ecco, però mi dica che il fascismo le fa schifo. A me il comunismo, che il ammazzava la gente, che era una dittatura feroce, a me fa schifo. A lei il fascismo fa schifo, sì o no? Io non uso questi termini perché non c'è un giudizio non morale le fa schifo, in questo. Faccio. Non c'è un giudizio anche morale. Giudizio morale. Non c'è nessun giudizio morale, c'è un giudizio storico e c'è la storia. Si tenga la sua croce celtica al collo, Donazzan. Io vengo da una famiglia di persone che aderirono alla Repubblica Sociale e che erano fasciste prima. Bene. La mia famiglia ne è orgogliosa. Ne sono molto orgogliosa. È la mia famiglia, non si permetta nemmeno. No, no, ma io non mi pare detto ne sia orgogliosa, perché io invece sono orgogliosa del mio nonno che ha fatto la battaglia opposta di suo nonno per la liberazione dal fascismo del paese. Lei deve essere orgogliosa della sua famiglia, solo che oggi dovremmo parlare della certificazione nazionale. Dopodiché però Donazzan, perdoni, dopodiché però Donazzan, posso parlare io un attimo, scusate. Il problema però è un altro, Donazzan, che se noi non ammettiamo che qualcuno stava dalla parte sbagliata della storia, non andiamo più avanti in questo paese. Cioè, se noi non diciamo che anche i ragazzi di Salò che combatterono con tutto, anche diciamo la confusione, abbiamo tutta la pietà umana, Violante fece un bellissimo discorso quando divenne presidente della Camera dei Deputati, però questa cosa qui la dobbiamo riconoscere che era la parte sbagliata della storia, era una parte da condannare. Ma vede, ma cosa io non la voglio rieducare, però è la nostra morale. Costituzione, non è morale, è un giudizio storico. Ma se io condanno il comunismo russo, Donazzan, perché lei non condanna il fascismo italiano? Va bene, dai. Perché non ce la fa? Va bene, dai. Non può essere sottoposta a giudizio. Non ne usciamo. Non ne usciamo. Allora, non ne usciamo.